Monta a cavallo. A cavallo, Radona Gaydon. Lexington che conoscevo era il teatro di un grande trionfo. Ora è il luogo di un disastro. Di qua. Faremo prima. Fuego! Follere Giorgio è sul sentiero di guerra e vuole distruggere il villaggio. Ci serve l'aiuto di tutti per difenderlo. Venite con noi. Lo sappiamo. Per questo Yener ci ha mandato all'albero sacro. Vuole che difendiamo la nostra gente. Preparando l'infuso. Ma è uscita di senno. Gli effetti negativi ne oscurano i benefici. Non dovete farlo. Hai visto cosa può fare? È pericoloso. Io l'ho visto. Non è solo pericoloso. Conduce alla pazzia e persino alla morte, che ha uno spirito debole. Obbediremo alla Grande Madre. Credetemi! L'infuso dell'albero sacro è follia. Venite con noi. Obbediremo al volere della Grande Madre. Raccoglieremo i rami. Parla con Oyener. E se la convincerai, li bruceremo. Ci puoi contare. Che cos'è l'infuso dell'albero sacro? Qualcosa che la nostra gente non avrebbe dovuto scoprire. Si prepara con i ramoscelli dell'albero sacro e lo bevono solo i guerrieri. Conferisce alcuni poteri a Donna Gaydon. Ma per ogni beneficio che se ne trae, la mente perde di lucidità. Non bisogna prepararlo. L'hai mai bevuto? Mai. Ma ho visto cosa accade a chi lo fa. Tu sei figlio di un uomo violento. Ne verresti danneggiato più di chiunque altro. Non ti permetterò mai di bere. Per fortuna siamo arrivati in tempo. Vuoi preparare l'infuso dell'albero sacro? Hai dimenticato che cosa succede a chi lo beve? Io no. No, Cagnezio. Ma quando si è di fronte a un uomo come il Re Folle, non c'è un'altra via. Non c'è altra via. Combatteremo con le nostre forze. Io e mio figlio li abbiamo sconfitti da soli. Immagina la forza di un intero villaggio. E quanti soldati indomiti avete abbattuto in una volta sola? Due? Cinque? Dieci? Arriveranno in migliaia a ucciderci. Migliaia per causa tua. La nostra salvezza dipende solo dalla forza dell'albero sacro. Sei folle quanto il re. Fai come vuoi, ma mio figlio non berrà quell'infuso. Allora, come te, morirà.
Che stupida vecchia! Cosa vorresti che facessimo, madre? Non ci resta altro che lottare. Lo so, ma ho qualcosa che ti aiuterà. Apparteneva a tuo padre. Mio padre? Te l'ha lasciato molto tempo fa, prima di morire. Le ha lasciate qui per me. E so cosa sono queste. Davvero? Mi torneranno utili. Come fai a saperlo? Non so spiegarlo. Qui è tutto sbagliato. Non ha senso, neanche la tua presenza. Ti ho vista. Voi al mio fianco. So che porteremo la libertà in questa nazione. E lo faremo con il pugno di ferro. Posso contare sulla vostra lealtà? Avete la mia parola d'onore. È la mia. Grazie, fedeli amici. Il paese non vi dimenticherà. Non date scampo ai selvaggi! Non potrete mai vincere! Tu sei ancora viva! Sorprendente! Stavolta mi accerterò che tu muoia!
Madre! Washington. Lottando contro la libertà. Ora vattene! Ho il potere e regnerò su un mondo. Andate qua. Non si sa mai. Ti ha svegliato. Dove siamo? In un posto sicuro, grazie ai tuoi fratelli. Il villaggio. Re George l'ha bruciato. Cercava tua madre, quella testarda. Lei dov'è? Non mi ha dato ascolto e ora è morta. Non sembri sorpreso. È che lo sapevo già. Io lo so. Ma il comandante Washington, la rivoluzione. Come siamo arrivati a tanto? Nessuno sa come Re Washington abbia ottenuto lo scettro. Ma ora che ce l'ha, nessuno può fermarlo. Per sopravvivere, gli stavamo alla larga. Ma tua madre ha provato a rubarglielo. E così l'ha fatto infuriare. Ora, la nostra gente è morta. E gli uomini della frontiera vengono uccisi grazie alla forza che ci dona l'albero sacro. Una forza che ora scoprirai. Ma mia madre diceva che... Tua madre era una sciocca, piena di ideali e testarda. Ora che il potere di Re George è stato minacciato, ci renderà tutti suoi schiavi. Raduna Gaeton, tocca a te rimediare all'errore di tua madre. Recati all'albero sacro, arrampicati e prendi i ramoscelli che crescono in cima. Bevi il loro infuso e otterrai il potere di combattere, di rovesciare il folle Re George. Quale potere? Recupera le forze e te lo mostrerò. Sei pronto? L'albero sacro è in cima alla montagna. Sì, tornerò con i rami e magari con della carne fresca per noi. No, lascia stare il cibo. Prendi soltanto i rami, falli bollire in acqua e bevi l'infuso. Dopo sarai pronto a tornare a combattere insieme ai tuoi fratelli. Bevi la sua forza. Diventa uno di noi.
Non lasciare tracce mentre ritorni qui. Vai! Ci vedremo all'albero sacro.